apparecchiato. Noi abbiamo questa veranda che è tutta finestrata e aprendo tutto, essendoci un ricircolo d'aria, speriamo che venga considerata come spazio esterno. Denis apparecchia già i tavoli all'interno della veranda della sua pizzeria Lido di Camaiore e che dalla prossima settimana possa finalmente riaprire. Che voglia di rimaneggiare i tavoli. Noi siamo pronti, siamo sempre stati pronti. Anche se le norme su verande dehors chiusi non sono chiare. Oppure utilizzeremo solo quel piccolo dehors che abbiamo davanti alla pizzeria, però con pochi posti a sedere. Se apparecchiando fuori arriverà la pioggia, saremo costretti a prendere queste prenotazioni col punto interrogativo. Ma i dehors sono chiusi, sono spazi chiusi o spazi aperti? Questa è una bella domanda. Spero che, essendo scorrevoli, quando io l'ho ammucchiati negli angoli, siano spazi aperti. Spero, però bisogna aspettare loro cosa decideranno. Intanto la voglia di stare all'aria aperta in questa domenica è stata tanta, con la passeggiata di Via Reggio, piena sin dal primo mattino. Buongiorno. Buongiorno. Via Regina? Sì. C'è un po' tanta gente? Abbastanza oggi, via, con la speranza che si riapra qualche cosa. Seconda casa? Sì. Ok. Certo, non si può lasciare la casa sola per tanto tempo. Ecco. Via Regina? No, se lavoro. A Via Reggio. Altro settore in fermento, i balneari, che potranno riaprire dal 15 maggio. Abbiamo cercato di portarci avanti con i lavori per non rischiare come l'anno scorso che ci diano una data di apertura e non essere pronti. Non sappiamo ancora di preciso ancora come montare le spiagge e ci sarà una linea guida, quello sì, stiamo aspettando. E con il bomba libera tutti del prossimo 26 aprile, i gestori degli stabilimenti balneari dicono bisognerà preparare i pattini per assicurare un minimo di sicurezza in mare. Tanto noi saremo qui perché comunque la domenica noi siamo lo stesso qui, probabilmente avvicineremo il metodo di salvataggio al mare e lo attrezzeremo, ma tutto soltanto per senso civico nostro. E prenotazioni? Diciamo che le prenotazioni erano partite bene all'inizio dell'anno, poi c'è stato uno stop legato anche all'incremento della curva epidemiologica, però è anche vero che diciamo questa data del 15 maggio ha fatto iniziare a suonare il telefono, questo è un dato importantissimo.